Bentornati al corso Educa Italia, l'Italia che educa. Io sono Massimo Arcangeli e oggi parliamo di colori. Questo pennarello è verde, questa giacca è nera, questa camicia è bianca, questa lettera è rossa, questa lettera è verde, questa lettera è blu o azzurra. Questo pennarello è viola. Questa noce è marrone, questa agenda è celeste e così via. Guardiamo ora queste immagini. Io gioco nella Juventus. La maglia della mia squadra di calcio è bianca e nera. Io gioco nell'Inter. La maglia della mia squadra di calcio è nera e azzurra. Io gioco nel Milan. La maglia della mia squadra di calcio è rossa e nera. Io gioco nella Roma. La maglia della mia squadra di calcio è gialla e rossa. Io gioco nella Lazio. La maglia della mia squadra di calcio è bianca e celeste. Io gioco nella Fiorentina. La maglia della mia squadra di calcio è viola. Io gioco nel Palermo. La maglia della mia squadra di calcio è rosa e nera. Io gioco nella nazionale italiana. La mia maglia è azzurra. Io gioco nella nazionale brasiliana. La mia maglia è gialla e verde. Io gioco nella nazionale olandese. La mia maglia è arancione. Di che colore sono le maglie dei calciatori che abbiamo appena visto? Rivediamole. La maglia del calciatore della Juventus è bianca e nera. La maglia del calciatore dell'Inter è nera e azzurra. La maglia del calciatore della Roma è gialla e rossa. La maglia del calciatore della Lazio è bianca e celeste. La maglia del calciatore della Fiorentina è viola. La maglia del calciatore del Palermo è rosa e nera. La maglia del calciatore della nazionale italiana è azzurra. La maglia del calciatore della nazionale brasiliana è gialla e verde. La maglia del calciatore della nazionale olandese è arancione. Rivediamo ora tutti o quasi tutti i colori che abbiamo incontrato. Bianco. Il colore bianco è il colore del latte. Nero. Il colore nero è il colore del carbone. Rosso. Il colore rosso è il colore di un pomodoro o di un papavero. Azzurro. Il colore azzurro è il colore del mare. Verde. Il colore verde è il colore delle piante. Giallo. Il colore giallo è il colore del limone o del sole. Arancione. Il colore arancione è il colore dell'arancia. Rosa. Il colore rosa, per esempio, è il colore di un fenicottero, un uccello. Viola. Il colore viola è il colore della lavanda. Celeste. Il colore celeste, per esempio, è il colore del cielo. I colori sono in genere degli aggettivi, ne abbiamo già parlato. Gli aggettivi si accompagnano ai nomi e si accordano nel genere, maschile o femminile, e nel numero, singolare o plurale, con i nomi, con il nome al quale si accompagnano. Vediamo qualche esempio di aggettivi di colore. Bianco, scriviamo la parola
Bianco. Bianco è il maschile singolare del nome di colore bianco. L'uscita di questa forma è O. Gli aggettivi in O, anche gli aggettivi di colore, hanno il femminile in A, quindi bianca. Il femminile singolare, naturalmente, hanno il plurale maschile in I. Bianchi e femminile in E. Bianche. Rivediamo ora insieme l'aggettivo di colore bianco e le sue forme. Ripetiamo ora insieme bianco, maschile singolare. Bianca, femminile singolare. Bianchi, maschile plurale. E bianche, femminile plurale. Vediamo ora qualche altro esempio di aggettivo di colore in O. Vedete? Giallo. C'è un pulcino giallo. E qui ci sono dei pulcini gialli. Una banana gialla. E qui ci sono delle banane gialle. Rosso. Vediamo. Vedete? Una ciliegia rossa. E delle ciliegie rosse. Un pomodoro rosso e dei pomodori rossi. Nero. Vedete anche qui un vestito nero e dei vestiti neri. Una pantera nera e delle pantere nere. E ora il bianco, una rosa bianca e delle rose bianche, un coniglio bianco e dei conigli bianchi. E infine l'azzurro, un fiocco azzurro, dei fiocchi azzurri. Una maglia azzurra, delle maglie azzurre. Gli aggettivi di colore in O, abbiamo detto, hanno il femminile singolare in A, bianco, bianca, hanno il plurale maschile in I, bianchi, e il femminile plurale in E, bianche. Ci sono altri aggettivi in italiano, oltre a quelli in O, A e I. Per esempio, gli aggettivi che escono con la vocale E. Vediamo qualche esempio. Verde, foglia verde, foglie verdi, cappello verde. Cappelli verdi. Arancione, vediamo. Una carota arancione, vedete? E delle carote arancioni. Uno zaino arancione. E degli zaini arancioni. Vediamo ora qual è la regola per gli aggettivi in E e quindi anche per gli aggettivi di colore in E. Facciamo un esempio. Verde.
verde. Un albero verde. Una bottiglia verde. Alberi verdi, bottiglie verdi. La regola è facile. Gli aggettivi in e, e quindi anche gli aggettivi di colore in e, hanno il maschile singolare e il femminile singolare in e, verde, verde, abito verde, bottiglia verde, e hanno il maschile plurale e il femminile plurale in i, abiti verdi, bottiglie verdi. Rivediamo gli esempi. Foglia verde, foglie verdi, cappello verde, cappelli verdi. Ci sono poi alcuni colori nella lingua italiana che rimangono invariati, e cioè non hanno variazioni né nel genere, maschile o femminile, e nemmeno nel numero, singolare o plurale. Vediamone alcuni. Rosa, viola, sono due aggettivi di colore in A che rimangono invariati. Vediamo queste immagini. Un maialino rosa, dei maialini rosa, una gonna rosa, delle gonne rosa, viola, un fiore viola, dei fiori viola, una sciarpa viola, delle sciarpe viola. Abbiamo detto degli aggettivi di colore in E che il femminile singolare è lo stesso del maschile singolare, verde, una bottiglia verde come un abito verde, e che al plurale gli aggettivi di colore in E hanno la stessa forma, anche in questo caso, ma in I. Abiti verdi, bottiglie verdi. Ci sono alcuni aggettivi di colore in E che rimangono invariati come quelli che abbiamo visto. Per esempio arancione, ma in questo caso noi possiamo dire in italiano in tutti e due i modi che vedete in questa immagine. Quale forma preferire tra carote, arancioni e carote arancione? In genere l'aggettivo di colore arancione, ho detto, rimane invariato, ma la forma arancioni è molto diffusa, quindi non è sbagliato se invece di dire carote arancione dite carote arancioni. Facciamo ora un gioco. Io vi faccio vedere degli oggetti e voi mi dite di che colore sono. Attenti ad accordare al nome dell'oggetto il colore giusto anche grammaticalmente.
Questa è una giacca. La giacca è nera. Questa è una camicia. La camicia è bianca. Nera e bianca, ricordiamolo, sono le forme del femminile singolare dei colori nero e bianco. Giacca è un nome femminile e quindi nera. Camicia è un nome femminile e quindi bianca. Questo è un pennarello ed è verde. Questo è un altro pennarello ed è giallo. Anche questo è un pennarello ed è rosa. Anche questo è un pennarello ed è arancione. Questo pennarello invece è, vediamo se indovinate, grigio. Scriviamo la parola grigio. La scriviamo in grigio. Grigio. Vediamo ora qualche altro oggetto. Questa è un'agenda ed è celeste. Questa è una noce. Di che colore è? Marrone. Queste sono due noci. La noce è marrone. Le noci sono marroni. Come per arancione, in questo caso, anche per marrone, noi possiamo usare per dire due noci sia il singolare, e quindi l'aggettivo di colore sarebbe invariabile, marrone, sia il plurale. Quindi possiamo dire due noci marroni oppure due noci marrone. Scriviamo l'aggettivo di colore marrone. E ricordiamo, al plurale, l'aggettivo marrone può rimanere invariato, due noci marrone, oppure può uscire in i. Due noci marroni. L'ho scritto in arancione per ricordarvi che anche l'aggettivo arancione può uscire al plurale in e. Una sciarpa arancione, due sciarpe arancione, oppure in i. Una sciarpa arancione, due sciarpe arancioni. Facciamo ora qualche altro piccolo esercizio. Vediamo il primo. Inserite la lettera corretta per completare le frasi che vedete. Vediamo le soluzioni. 1. La zucca è arancione. 2. Le mele sono verdi. 3. Gli zoccoli sono neri. 4. La neve è bianca. 5. I peperoni sono rossi. E ora ecco il secondo esercizio. Inserite negli spazi vuoti l'aggettivo di colore corretto.
aiutatevi con le immagini e, mi raccomando, fate attenzione all'accordo con il nome. Vediamo le soluzioni. La pantera è nera. I quaderni sono rosa. Le rose sono gialle. Il pesce è rosso. I capelli sono bianchi. Gli stivali sono viola. Il cielo è celeste. Le albicocche sono arancioni. L'erba è verde. La maglietta è azzurra. Rivediamo ancora le soluzioni e rileggiamo insieme le frasi che abbiamo visto. La pantera è nera, i quaderni sono rosa, le rose sono gialle, il pesce è rosso, i capelli sono bianchi, gli stivali sono viola, il cielo è celeste, le albicocche sono arancione oppure arancioni, l'erba è verde, la maglietta è azzurra. Prima di concludere questa lezione, facciamo qualche altro esercizio sugli aggettivi di colore. Questo pennarello è grigio. E una penna? Una penna è grigia perché il nome è un singolare femminile e abbiamo detto che gli aggettivi di colore in O hanno il femminile singolare in A. Questi pennarelli sono uno grigio, uno viola. Prendo solo il pennarello viola. Il pennarello viola, i pennarelli? Viola, perché viola, abbiamo detto, è un aggettivo di colore invariabile, non varia. Il maschile singolare viola, il femminile singolare viola, una penna viola, il maschile plurale viola, i pennarelli viola e anche il femminile plurale viola, le penne viola. Verde. Il pennarello è verde e la penna? La penna è verde. L'aggettivo di colore è in E. Abbiamo detto che in genere gli aggettivi di colore che finiscono in E hanno la stessa forma al maschile e al femminile e quindi un pennarello verde, una penna verde. E i pennarelli? I pennarelli verdi, così come le penne verdi, perché gli aggettivi di colore in E hanno il maschile plurale e il femminile plurale in genere in I, quindi penne verdi, pennarelli verdi. Giocate con gli aggettivi di colore anche voi, divertitevi ad abbinarli con i nomi che volete. Anche questa lezione finisce qui. Ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, studiate, fate gli esercizi, a presto!